Guardate, buongiorno. Guardate quanti peperoncini. Io ho fatto già metà vasetti, adesso vi faccio vedere tutto il procedimento di come li faccio. Ok? Guardate. Che belli. Guardate quanti ne ho su sto terrazzo. Questa è la mia terrazza. Guardate. Vedete quanti ce ne sono piantati. Questi adesso li devo raccogliere. Vedete? Eccoli qua. E li andiamo a fare. Tengo una terrazza piena. Guardate, guardate che bellezza. Adesso questi li lavo bene bene, si devono lavare, e poi li vado a mettere un paio d'ore al sole, così si asciugano bene. Ok? Questi sono i passaggi che dovete fare, li tagliate e poi li lavate e li andiamo a mettere 2 ore al sole fuori al terrazzo che adesso vi faccio vedere. Ora, vedete? Io ho messo questa è della pasta. Mettete la tovaglia sopra, se non ce l'avete basta pure una tavola, così al sole deve stare, e poi mettiamo i peperoncini. Ecco. Mettiamo i peperoncini, li apro e li lascio asciugare a questo bel sole forte che teniamo 40 gradi oggi, meglio, e li lascio asciugare così. Ogni tanto vengo e me li vado a girare, che si asciugano pure la parte di sotto. Ecco qua, questi sono. Poi ci sono gli altri che, mo che si fanno un pochino rossi, li vado a fare. Ok? Mo li lasciamo così. Ecco, sono passate 2 ore, ora andiamo a frullarli. Io adesso li vado a mettere nel bimby, così gli do una bella girata. Gli vado a spezzettare tutti quanti e poi vi faccio vedere tutto l'altro procedimento. Allora, poco alla volta vado a mettere i peperoncini. Io li faccio così, eh. Se voi non avete il bimby, prendetevi le forbici, i guanti e li fate come le facevano le nonne nostre. Ma siccome che io ho il bimby, mi sbrigo pure prima e non perdo tempo. Ecco, basta così, vedete? E adesso andiamo a metterli. Ora posiziono, vedete, ho messo 16 secondi. Vediamo come escono così. Andiamo con la velocità, vedete? Mano a mano la vado alzando. Ed eccoli qua, vedi, facciamo un altro 15 secondi, quindi in tutto 30 secondi. Allora, 15 minuti prima, 15 secondi prima, 15 secondi sono 30 secondi. Poi piano piano andiamo e arriviamo fino a 5. Velocità 5, ok? Andiamo così piano piano. Ecco, così vanno bene, eh? 30 secondi, vedete? Così escono. Non troppo a crema, li spezzettiamo. E li facciamo tutti così. Ecco, ho messo di nuovo, ho caricato di nuovo. Ed eccoli qua, li ho frullati tutti, vedete? Guardate. Quindi sono 1,5 kg macinati, sono 1,5 kg. Quindi adesso vado a mettere 200 grammi di sale fino. Mettete sale perché il sale è che lo mantiene tutto, eh? Ecco. Mescolate. Ogni tanto andate a mescolare
E quindi lo dobbiamo lasciare qui 24 ore. Io lo lascio sempre 24 ore. Allora, me raccomando, alle mani, non toccatele con le mani, perché sennò questi sono peperoncini bomba. Io ho assaggiato un po' di semino per vedere, e mi sta pizzicando ancora la lingua. Ecco, fate così. Adesso gli vado a mettere un coperchio e lo lascio ogni oretta, ogni 2 ore. Venite e mescolate, ok? E dopo 24 ore, vedete che io l'ho lasciato a macerare, vedete? Non c'è neanche acqua, vedete? Ha assorbito tutto il peperoncino. Quindi adesso ho messo i vasetti a bollire 10 minuti, e poi facciamo raffreddare e invasettiamo i peperoncini. E ora vi faccio vedere come si invasettano. Li ho sterilizzati, sono belli freddi. Mi raccomando, anche i coperchi. Quindi andiamo a invasettare. Non li riempiamo fino a sopra, eh. Vedete, così. E adesso andiamo a mettere l'olio. Olio di oliva. Io metto sempre l'olio d'oliva quando faccio i vasetti. Li lasciamo così finché non scende giù l'olio. Ok, adesso invasettiamo un altro, faccio vedere. Fateli così che sono ottimi, questi qua sono piccantissimi proprio, già dell'odore come embryo. Spingeteli giù così. Questa non c'è bisogno di bollirli. Io non li bollisco mai, se mantengono. Hai visto? Guardate che belli. Peperoncini della Francuzza. Ed eccoli qua. Pronti i miei peperoncini sott'olio. Guardate. Adesso li lasciamo un po' così, così in modo che l'olio scende, e poi li andiamo a mettere il tappo e conservarli. Questi possono stare un anno, pure 2, così come li ho fatti io. Ok? Un bacione a tutti, commentate e vedete, ditemi se vi sono piaciuti. Ciao, dalla vostra Francuzza.